Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Una buona giornata a tutti, anche in questo venerdì 18 dicembre vi diamo il benvenuto nel nostro appuntamento con le stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete. Plutone fa ancora il birichino, al timone della giornata albergano però sentimenti ottimisti, sarà forse lo spirito natalizio, di quello ne avete da vendere. Se potete regalatela un po' di felicità. Toro. Prospetto astrale e sereno, con qualche alto e basso, pronta a giudicarvi c'è la luna, un po' vi infastidisce, ma voi imperturbabili non le permettete di rovinarvi la giornata. Il dito nella piaga lo mette l'amore, sul termometro della passione temperature sotto zero, almeno nel lavoro avete le idee chiare. Gemelli. Venerdì che vede l'appoggio dell'amata luna che vi dona una prontezza di riflessi notevole. Iniziate la giornata un po' scombussolati, ovunque vi troviate avete la sensazione di voler stare da tutt'altra parte. Comunicazione, la parola chiave della giornata, vi aiuterà a risolvere tutti i vostri dubbi. Cancro. Oggi i pianeti più potenti vi sfoggiano un bel sorriso. Carichissimi per questo venerdì, prima delle feste siete pervasi da un'energia insolita per voi pigri e sognatori. Giornata tutta lavoro, un po' di pressione da parte del capo ancora deve capire che stressarvi proprio non funziona. Leone. Configurazione astrale altalenante, appena alzati dal letto vi sentite vincenti. Messe in luce le vostre capacità, ovunque volano lodi a vostro indirizzo. Il risultato è una bella carica di egocentrismo e fate bene a pensarla diversamente invece il partner, che scontento richiede più attenzioni. Vergine. Il consiglio di oggi è quello di godersi l'ottimismo di Giove che vi accompagnerà ancora per poco. Iniziate la giornata pervasi dal senso del dovere, il vostro super io non vi lascia scampo. Sempre meglio troppo che troppo poco, vita familiare e finanziaria serena che vi permette invece di concentrarvi a fondo su nuovi progetti. Bilancia. A spalleggiarvi oggi numerosi pianeti che vi spianano la strada. L'amore è un po' guerra e pace. Da buoni mediatori quali siete, sapete che il meglio si può raggiungere solo attraverso un clima di serenità, anche se ogni tanto un po' di pepe non vi dispiace, soprattutto quando sapete di avere ragione. Scorpione. La fine dell'anno vi regala una mole di lavoro non indifferente. Determinati a concludere il 2020 con il botto, tendete a mettere da parte altre priorità per concentrarvi sul lavoro. Nessun problema, la famiglia è dalla vostra parte ad accogliervi stasera, un clima di amore, serenità e grande supporto. Sagittario. Originalità e passione colorano i vostri sentimenti. In coppia ma anche tra amici non avete segreti, non temete il giudizio altrui e puntate sempre su sincerità e tenerezza della relazione. Le stelle vi invitano a far tesoro di ciò che vi accadrà oggi, manterrà una linea di continuità anche per i prossimi giorni. Capricorno. Vivete una fase professionale o di studio molto impegnativa in questi giorni, ma che si rivelerà presto anche molto costruttiva in fatto di svolte significative. Nel cielo solo Marte dall'Ariete vi contrasta, ma voi non mancano buon umore e forza di adattabilità, ideali per superare ogni imprevisto. Acquario. Chiusura di settimana ideale per voi tipi meditativi. Vi godete il raggio favorevole della bella luna che vi promette una fase di tranquillità senza troppi scossoni quest'oggi. La mente però lavora sempre, con la bianca signora dinamismo, comunicativa e volontà saranno a vostro completo servizio. Pesci. Giornata decisamente sottotono per i vostri standard. Tutta colpa di Venere, Mercurio e Sole alti in quadratura, terzetto pieno di pretese. A contrastarli un intuito eccezionale vi accompagna grazie a Giove favorevole che vi assiste nella realtà lavorativa. I risultati, nonostante tutto, non mancheranno. E per il nostro oroscopo di questo venerdì è tutto. Noi vi auguriamo buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.